Altri? Che è reale, ma poi diventa anche una scusa. Perché ci sono stati super indirizzati che nessuno ha fatto le scarpe. Da me, io dico, non è che c'ha un fondo monetario, una roba, che dice, è giusto, sta lì. Secondo te, tutto questo processo che c'è in atto, ma non risponde anche magari a proprio volere, come dire, di una progettualità un pochino più in alto, diciamo, che arriva da, non la persona, ma la massoneria, o dintorni, che vuole, che usa questo mezzo per schiavizzare la luce. Secondo me no, diciamola così. Perché tanto quando poi sono si ristampa, il loro è un altro fine. Allora partiamo, dobbiamo mettere in fila le cose anche perché c'è un filo filologico che unisce tutto quanto. Rispetto alla questione Unione Europea Monetaria e Unione Europea o Comunità Europea, diceva giustamente Tullio che non tutti i paesi della Comunità Europea, dell'Unione Europea allargata 27, hanno adottato l'euro. Adesso sono 17 comunque i paesi che hanno sottoscritto, anche magari non avendo adottato l'euro, hanno comunque sottoscritto tutti i trattati che implicano i rapporti e i regolamenti in euro, ivi compresi il MES e il rimanente, perché hanno in adozione la moneta unica, cioè arriverà a breve. Ce ne sono però 10 che non ce l'hanno, e c'è anche chi, avendo sin dall'inizio la possibilità di decidere attraverso il referendum, vedi Danimarca, o come la Gran Bretagna attraverso l'opzione opting out, cioè decidere in futuro se entrare oppure meno, si è sempre tenuto ben alla larga dall'Unione Europea Monetaria. Tant'è che anche quando c'è stato il momento di dover decidere ESMA o MES, comunque il meccanismo europeo di stabilità, sì o no, la Gran Bretagna ha detto no, non esiste, è una cosa del genere, no, me ne tengo fuori. Ma non per questo è fuori dall'Unione Europea allargata. Quindi intanto per capire i passi diversi. Come se la passano gli altri? La crisi è diffusa. Quindi oggi dire che c'è un paese che sta bene che non sente della crisi sarebbe sbagliato. È chiaro che tra lo stare bene e lo stare male c'è una serie di sfumature di grigio e una serie di ripercussioni diverse all'interno del paese che andrebbero analizzate. E quindi c'è tutta una serie di paesi che fanno parte dell'Unione Europea ma che non hanno ancora adottato l'euro, che godono intanto degli aiuti privilegiati in sede europea. Anche qui faccio un esempio proprio a passando giusto per spiegare. Pensiamo alla nostra, a quello che valeva per l'Italia, per la nostra agricoltura, la PAC, le politiche agricole della Comunità Europea, e ai finanziamenti che venivano utilizzati per produrre o per non produrre determinate tipologie di vegetali, piante, di alberi da frutto, piuttosto che di cereali. Questo ha impoverito terribilmente quello che era la possibilità per gli agricoltori italiani, impoverito la produzione e la produttività italiana, ha trasferito all'estero una serie di produzioni che invece erano culturalmente, storicamente, tradizionalmente appartenenti all'Italia, e fa sì che adesso questi rivoli di denaro, siccome l'Italia ed altri paesi dell'Europa storica, del nocciolo iniziale dell'Europa, ne hanno già goduto sufficienza, gli aiuti di queste parti delle politiche agricole siano prevalentemente destinati ai nuovi paesi, agli ultimi entrati, perché ci sia quello che chiamano l'omogeneizzazione del mercato anche dal punto di vista produttivo. E quindi chiaramente cominciano ad avvantaggiarsi di una droga che attenzione è stata data poi anche in Italia negli anni passati rispetto alla produzione, ed è quella droga che ha fatto sì che si sia sviluppato sempre di più un sistema produttivo basato sulle larghe produzioni, sulle produzioni molto ampie, nelle mani prevalentemente di grossi produttori, spesso facendo in capo multinazionali.
internazionali anche. Diciamo anche questo, così chiudiamo un giro a proposito della globalizzazione. Però come se la passano questi paesi? È chiaro che se io sono un paese in crisi, cioè che risento comunque della crisi dal punto di vista delle esportazioni, dal punto di vista della vendita all'estero dei miei prodotti, delle mie produzioni, cioè devo confrontarmi con questo fenomeno, magari lo sento in maniera più attutita perché ho comunque ancora dei finanziamenti, ma ne risento anch'io, quindi anche questi paesi ne risentono. Penso all'Inghilterra, c'erano dei rappresentanti inglesi con i quali avevo avuto occasione di parlare, che dicevano sì, una cosa si fa molto seria, ad esempio c'erano la morte con i lavoratori italiani che erano emigrati in Inghilterra per lavorare perché rubavano il lavoro agli inglesi, quindi la competizione sul mercato del lavoro, così si dice. Però se io non sono all'interno dell'Unione Europea Monetaria, cioè se io non ho contatto l'euro, non devo porre il mio paese in condizione di dover sottostare a tutta una serie di patti, di vincoli che invece l'euro mi obbliga a rispettare, dal famoso rapporto debito-PIL al pareggio di bilancio, tutto ciò che non serve. Io ho le mani libere da questo punto di vista, non solo, ho una serie di leve finanziarie ed economiche che posso attuare, che sono molto potenti. Se io ho la mia moneta, ed è una mini moneta di Stato, non una moneta di una banca commerciale che possa chiamarsi banca centrale dell'intero, ma una moneta che sia effettivamente dello Stato, io posso decidere di svalutarla, di apprezzarla, quindi posso fare in modo di esportare maggiormente, o di ridurre viceversa, le importazioni, quindi ho delle leve comunque molto potenti che posso nei rapporti, nei commerci con gli altri, non devo sottostare a determinati vincoli, ma ne posso avere degli altri, dei rapporti commerciali che diventano bilaterali o multilaterali che sfuggono invece determinati tipi di imposizione. E quindi è chiaro che non sto meglio ma reagisco meglio e posso attutire quelli che sono gli effetti devastanti invece di una crisi alla quale si aggiungono tutti i famosi meccanismi o fondi che in sede europea si inventano per impiegare i cittadini. Ma perché si inventano? Se indebito questa costruzione artificiale, che abbiamo visto tra l'usura, l'autocismo, interessi su interessi, come era composto il debito, perché utilizzano così tanto questa leva? E perché questo debito, se non lo risanamo, se non lo paghiamo, è uno sfarcello? Perché adesso siamo questo rapporto così mostruoso che ha superato il 120% debito su PIL e dobbiamo per forza scendere e portarlo al 60%? Ma voi lo sapete, ad esempio, attorno al 1993, una ventina d'anni fa, qual era il rapporto debito-PIL dell'Italia? 120%. Come? Cioè praticamente lo stesso di oggi. Ma e allora perché oggi è diventato un'arma? Altra domanda. Esco fuori l'Europa questa volta, faccio il ruolo un pochino più in là. Italia sfaccelli. È la pecora nera a livello europeo, 2.000 miliardi di debito, una cosa mostruosa, 120% del rapporto debito-PIL. Fulmini, sciagure, tempeste, maledizione. Il Giappone è ben oltre il 200% su questo rapporto. È un indebitamento ancora superiore. E allora perché nessuno in sede internazionale torna contro il Giappone? Gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti li vanno a trovare per i rapporti amichevoli, casualmente dopo scoppia il caso con la Cina. Ma quindi andiamo a aprire un altro discorso molto interessante, ma soprattutto non lo ma nessuno vuole clausole così. Perché? Perché vuol dire che non è nato una ricetta che hanno detto, invece adesso qualcosa di preciso nel Mediterraneo, e fatto un padre. È chiaro. C'è un obiettivo molto più ampio che deve per forza colpire l'Europa e deve colpire i paesi europei che sono maggiormente utili e preziosi da poter gestire, da poter controllare e di cui impadronirsi dal punto di vista degli asset, delle infrastrutture importantissime. Ricordo che abbiamo mappe di ospiti nel nostro territorio italiano con basi militari, bombe atomiche e quant'altro.
metterci in scacco, e quando il debito non è né più né meno che una leva da tirare il proprio cimento in quella slot machine nuova che si nota, si gioca al gioco d'azzardo, dove azzardano e scappano delle nostre vite di questi popoli. Per il Giappone è nulla di questo tipo. Oltretutto c'è un altro particolare che però fa la differenza nel famoso ventennio di riferimento 93 oggi. Vi ho detto, se la percentuale di debito PIL, il rapporto debito PIL è praticamente la stessa allora come oggi, cos'è che cambiamo? Nel 93 oltre due terzi se non ricordo male del debito italiano erano detenuti dai cittadini italiani o dalle imprese o dagli enti pubblici italiani. Nel 98 eravamo al 50%, adesso oltre, a seconda delle stime, c'è chi dice 72-73%, c'è chi dice oltre l'80% del debito pubblico italiano è in mano privata estera. E quindi siamo facilmente anche superi di quella che è la speculazione, ecco perché le agenzie di rating si divertono anche tanto quando giocano lì, si va più bello, ma sposto il soldatino di qua, ma sposto il carrammato di là. Hanno gioco forza, siamo in preda veramente a questi denti esteri. Il 94% del debito giapponese è nelle mani dei cittadini giapponesi. Io mi ricordo che sono stati esperti di economia che dicevano che avere troppo debito, che è già negativo, che è già disincentivo, in mano ai cittadini dello Stato, è una cosa un po' è avanzata. Queste canaglie, questi delinquenti, sai che sono dei delinquenti, dei criminali, che fare a tutti, tutti sono. E vado in televisione a codificare sempre queste cose, arrivare di porta a porta, no? Sono dei delinquenti. E poi arriviamo all'ultima domanda, giustamente se non lo dici. Arriva col passo più avanzato, andando avanti, se arriva lì. Molti mi chiedono anche, ma possibile che ci sia una mente così perversa, che ci sia tanta malvagità da voler veramente portare i popoli alla morte, cioè le nazioni alla morte, così come stanno facendo con noi? Sì, c'è. C'è per due ordini di motivi. Uno, l'ho un pochino sviscerato, che si sarebbe limitato all'ambito europeo del libro, ed è questo innamoramento di individui, di persone, del potere in quanto tale, che non basta mai, hanno venduto l'anima per inseguire potere, ricchezza, si sono veramente votati, qui c'è un altro Dio, è un Dio denaro, un Dio pagato, hanno votato la loro esistenza sempre di più, ma il loro piacere, la loro gratificazione, la loro soddisfazione non arriva da dire, oggi ho un milione di euro in più, ma oggi ho il controllo su quel popolo, oggi ce l'ho su quell'altro. Quindi c'è questo malvagio concetto di amore, un amore smisurato, enorme, verso il potere, l'arricchimento, ma l'impoverimento di valori e l'impoverimento dell'esistenza umana. E poi c'è oggettivamente quando dicono, no, non può esserci una regia dietro. Allora, con un pochino di pazienza, anche chi mi viene a dire che è impossibile che ci sia una regia dietro, tu sei una complottista, sì, sono complottista perché i complotti li vanno sperati. Ci si prende un pochino di pazienza e si comincia a fare come ho fatto col famoso rallento della Goldman Sachs. Si va a vedere che persone ci sono dietro. Si comincia a guardare i grossi gruppi bancari, i grossi gruppi delle informazioni, i grossi gruppi delle multinazionali farmaceutiche, i grossi gruppi delle multinazionali dell'agricoltura, i grossi gruppi degli armamenti. E vi renderete conto che mettendo un foglio al fianco all'altro, saltano fuori gli stessi nomi, e in più facendo le ricerche su quei nomi troverete che agiscono in segreto, oppure qualche volta si dimascherano la parola segreto con a porte chiuse, è meno scioccante, si lascia un pochino più stare con la coscienza di chi legge le notizie, comunque nel segreto a porte chiuse, decidendo e scambiando letteralmente che cosa deve essere di queste nazioni o di queste produzioni, addirittura a livello planetario, fu fatto così per la soia, fu fatto così per il mais, quindi è una cosa che è sconvolgente. E abbiamo accorto che da questi gruppi, che vi piacciono o meno,
sono riconducibili a gruppi massonici. Recentemente ho ricevuto un mail che diceva: ah, ma perché la massoneria è satanismo, perché che la massoneria sia demoniaca è collegata nel momento in cui si lavora in segreto e per il male della collettività, che certo positiva non potrà essere giudicata. Ma io non voglio entrare nell'ambito di chi si incappuccia, di chi fa la cerimonia, io vado proprio al solo di chi decide dove e come. E mi trovo questi gruppi, li chiamiamo logge, li chiamiamo massonerie, li chiamiamo lobby di potere, chiamiamole come vogliamo, ma la sostanza non cambia, sono gruppi con un potere spropositato che agiscono, che hanno le mani, le leve del potere in tutti i settori possibili. Guarda caso, troveremo poi sempre dei cognomi ricorrenti, perché in molti casi i nomi di Rockefeller, in molti casi i nomi sono Rothschild. In altri casi troviamo i nomi delle grandi famiglie, delle famose sette sorelle bancarie statunitensi, troviamo le stesse persone, poi ci sono le eminenze grigie, che non trovavano potere da nessuna parte, ma che facendo così possono decidere le sorti di interi paesi. E allora ci possiamo mettere un Presinsky, ci possiamo mettere un Soros, ci possiamo mettere altri personaggi che tranquillamente stanno nel loro e decidono che cosa va fatto e che cosa non è opportuno. Kissinger è un altro. Utilizziamo tranquillamente il nome che preferiamo o che urta meglio la nostra sensibilità, se vogliamo restare nel politica di corpo. Onestamente questa pratica finora ha portato i risultati che vediamo qui. Preferirei dire pane a pane, vino a vino, le cose come state, dire sì, ci sono dei gruppi massonici che operano per il proprio esclusivo interesse, decidendo letteralmente le sorti non solo di un gruppo, di una comunità, ma di interi paesi, di intere aree geopolitiche o geografiche all'interno del mondo. Quindi sì, ci sono questi disegni. D'altra parte non è un segreto, basta andare a farsi un giro, si mette dentro internet, si cerca PNAC, che non è proprio una loggia massonica, ma dove ci sono tanti massoni che decidono per questa cosa, e si trova che cosa ci hanno riservato. E anche il preciso ordine con cui si azione il domino, a partire dalla Libia, ma poi la Siria, ma poi l'Iran, ma poi tutti gli altri paesi, sono tutti in fila, ce ne hanno scritti loro. E addirittura con un po' di tempo d'anticipo. Ce andiamo a rileggere così sappiamo le prossime mosse che giocano e magari possiamo provvedere al realismo. Sarebbe il caso. Ecco. Rispetto alla progettualità e rispetto al fare lo sforzo, quindi rispetto a tutte queste forze, rispetto a queste potenze nuove che giocano la loro partita a livello internazionale, uno può sentirsi comprensibilmente spaventato, può sentirsi impotente, può sentirsi avvilito. E però se facciamo prevalere queste sensazioni, questi sentimenti, facciamo esattamente quello che vogliono loro. Viceversa, vediamo se abbiamo qualche cosa che possiamo fare e come possiamo fare per sottrarci invece a questo loro impero, per creare magari un altro modello, visto che c'è un altro modello possibile. Quello che dicevo prima è, cioè non ho la soluzione finale, ma ho una serie di passi verso quel percorso. E chiaramente è un percorso basato sull'unità. Sull'unità di età dei vari soggetti, dei vari movimenti, delle varie forze che hanno compreso quanto sia importante, quanto si deve operare per questo paese. Ma che l'hanno compresa al di fuori degli steccati all'interno del quale ci hanno tenuti fino adesso, per farci continuare a litigare e per avere man forte loro. Vi faccio un esempio. Fu condotto, se non mi sbaglio, negli anni 50, un esperimento con una gabbietta elettrica. Al pavimento veniva fornita energia elettrica, quindi delle scosse ad alto voltaggio, veniva messo dentro un topolino. Appena veniva messo dentro il topolino ed era data la corrente, il topolino faceva di tutto per scappare, per liberarsi da questa trappola. All'interno della stessa gabbietta veniva messo un altro topolino, veniva data la corrente, quindi erano due topolini. I topolini non cercavano di scappare, ma cercavano di ammazzarsi l'un l'altro. Si graffiavano, si mordevano, cercavano di uccidersi l'un l'altro. Questo è quello che hanno fatto e continuano a fare con noi, creandoci nemici, facendoci scontrare l'un l'altro, tenendoci divisi. Così loro tranquillamente passano con tutti i provvedimenti, perché tanto gli altri stanno a litigare, quindi chi comanda siamo noi. E quindi sono d'accordissimo sul guardare a 360 gradi, ma
non è uno dei miei autori preferiti, ma in questo caso viene citarlo. Einstein, parafrasandolo, diceva che i problemi non si risolvono con le cause che li hanno creati. Se oggi dovessimo pensare di risolvere, di arrivare a una soluzione per poter risolvere le sorti dell'Italia, i problemi dell'Italia, con gli strumenti che ci hanno portato fin qui,